12 ore di pesca abbiamo raccolto un sacco e un po' di quasi un sacco e mezzo di materiale per lo più plastica. Abbiamo preso un po' di tutto, cime, le reste delle corsare, retelli di plastica, bottiglie buttate in mare. Retine, un po' di plastica, buste, qualche bottiglia. Quindi 5 5 cale, cale. questo sacco praticamente tutto di retina quasi. Sì. Fondale pieno di queste reste qua. Il 90% delle cose che raccogliamo sono di retine. E se facciamo la pesca proprio da 3 miglia, 4, 5, 6 miglia di calze di cozze, un mare ce n'è. Sulla fascia di qua a 5-6 miglia, quello lì è un macello. Purtroppo ci sono i vivai, non è che stiamo contro loro. Quando apri i sacchi, dentro è tutto filo dei palangari. Abbiamo preso tutto questo po' di rete, più abbiamo preso questi sfilacci qua che utilizzano le lampare. Una zona che si chiama Sacchetti. Se tu quando scendi le reti lì, tiri su, tutta plastica. A volte la rete è talmente piena di plastica che si stappa la bocca della rete e la rete pesca peggio. Barattoli, qualche lavatrice. Noi lavoriamo fuori, dove c'è proprio una zona dove passano un sacco di navi e lì troviamo di tutto, come lei ha visto, dai secchi di vernice. Che a volte contengono anche vernice fresca, gettata proprio da poco, che rovina tutto il pescato. La classica lavatrice, pistoni, valvole di motore, di tutto. Sì. Lavatrice, sei frigoriferi, e tutte queste belle cose qua. Biciclette, lavatrici, macchina, un'auto senza motore, no? Bombe, tutto, di tutto. Tutti i rifiuti che peschiamo nella rete non possiamo conferire a terra. Non lo so perché, come tutto il mondo, perché mi hanno detto che il porto non è abilitato per ricevere i rifiuti del mare. E allora il pescatore è costretto a riportarla a mare. Però purtroppo non le puoi portare a terra perché sennò passi guai, cioè non è che passi guai, che la burocrazia è lunga, ti fa stare la barca a terra, che fai? Siamo rovinati, no, non certo. posso stare a perdere tempo con... No, certo. Allora la gente che fa? Prende qui fuori al porto e la butta. Noi non ci fa fatica perché noi dobbiamo capare, invece di buttarli in mare lo butto lì dentro, non è che è un problema, capisci? Vogliamo niente, no? Che ci costa portarla a terra? Non ci costa niente. La mattina, se abbiamo il recipiente, li buttiamo lì. Se la raccolta si facesse sempre, non sarebbe un male per il mare, non lo facciamo. Però, giustamente, c'è un'agevolazione, capace di piano verbale, ce ne dà qualche punti, questo. Abbiamo fatto la proposta, magari, senza soldi, senza niente. Spero in un ambiente più pulito e che altri pescatori come me tengano più pulito il mare e quando raccolgono la plastica la portano a casa come faccio io. Bisognerebbe, secondo me, mettere in ogni porto dei pescatori un grosso bidone dove buttare questa plastica. Per me dovrebbe essere messo per legge. Dobbiamo assolutamente a Manfredonia abilitare il porto per ricevere tutti questi rifiuti del mare. È da poco che stiamo facendo questa roba qua, perché ci stiamo accorgendo che lo stiamo inquinando troppo il mare. Non solo noi, ma tutti quanti assieme. E quindi adesso piano piano cerchiamo di tenercelo pulito il più possibile. Per noi, diciamo, è una bella cosa se facciamo la raccolta di queste retine, di questa plastica che c'è nel mare. E voglio, diciamo così, un mare pulito dove non ci devono essere più queste cose che danneggiano il mare e danneggia anche la pesca. Questa è stata una bella iniziativa, solo che ci auguriamo, penso come gli altri pescatori, che venga fatta tutti i giorni da tutti in modo da preservare il mare che è una risorsa fondamentale per tutti.